nel nostro cammino un po' ritroso, noi adesso andiamo, passiamo dalla rete di distribuzione alla rete di adduzione o rete di, o rete esterna, di distribuzione esterna. Questa immagine è l'immagine dell'acquedotto pugliese, vedete, sarà la città di Bari. Una rete di adduzione, la rete di adduzione più semplice che noi possiamo immaginare è questa che vedete rappresentata, in cui abbiamo due serbatoi e un singolo tubo che li unisce, qualche volta può essere anche un doppio tubo magari per aumentare la resistenza, la resilienza. Questo sistema è idraulicamente molto semplice. Come possiamo risolvere questo sistema? Le cose che sono note, per esempio, sono le quote dei serbatoi. Le quote dei serbatoi stabiliscono la linea piezometrica statica. Come vedete, la linea orizzontale dove è disegnato idrostatica è il carico piezometrico che si ha quando la rete è chiusa. Se invece apriamo il rubinetto, per così dire, o la saracinesca, e lasciamo scorrere l'acqua, la piezometrica qui tenderà ad assumere la direzione che vedete tracciata dalla linea rossa. Questa è, in questo caso, al di sopra della tubazione, che vedete rappresentata sopra in sezione altimetrica e sotto in pianta. Quali sono le incognite del problema? Dunque, le due altezze piezometriche noi le conosciamo, H1 ed H2. La cadena piezometrica, anche questa possiamo subito riconoscerla, perché questa è esattamente ad H diviso L. Se possiamo trascurare il carico cinetico con il quale arriva l'acqua nel secondo serbatoio in basso. Qui non ci sono nodi interni, allora come facciamo a calcolare questi elementi? Beh, prima di andare a calcolarli, osserviamo che questa configurazione è una configurazione ottimale. Qui il tubo che si muove sotto la piezometrica rossa contiene dell'acqua che è sempre in pressione. A causa della conformazione topografica noi potremo avere varie situazioni che sono rappresentate da questo schema piuttosto classico, direi, non sempre due serbatoi. Le curve che vedete tracciate sono vari possibili sezioni altimetriche della rete di adduzione. Vedete anche delle curve orizzontali, non orizzontali, della rete, no? Curve orizzontali tracciate, in particolare una che unisce i due livelli dei serbatoi, e questa è la piezometrica relativa alla pressione atmosferica. Vedete una curva parallela a questa qui in alto? Questa è la piezometrica assoluta. Piezometrica assoluta, in altre parole, è quella che tiene conto, che non mette la pressione atmosferica a zero, ma la mette relativamente al valore che ha, cioè per esempio 100 ettopascali. La linea orizzontale che invece vedete tracciata a partire dal serbatoio più alto è la piezometrica in condizioni idrostatiche, cioè quando il rubinetto è chiuso non scorre nessuna acqua. Su tutto il tubo si viene a stabilire una quota piezometrica che è quella del serbatoio più alto. E che cosa mi dicono le varie configurazioni? Beh, la configurazione in basso è, se vogliamo, una configurazione che normalmente viene definita come ottimale, ve l'ho già illustrata relativamente alla slide precedente. Qui la pressione relativa è la differenza di quota che in ogni punto si manifesta tra la retta congiungente e le due superfici libere dei serbatoi e il tubo stesso. Quindi qui per esempio la pressione del tubo sarà questa nel momento in cui si arriva. Questa è una condizione ottimale perché corrisponde alle idee che abbiamo sul funzionamento dell'acquedotto. Potrebbe non essere ottimale se questa distanza verticale fosse molto grande.
senso è per esempio superiore ai 70 metri di dislivello. In quel caso potrebbe essere alta, oppure dovremmo usare delle tubazioni con delle pressioni nominali opportune, quindi che resistano a queste pressioni. Avere una pressione molto alta, superiore a quella richiesta dall'utenza, comunque una tubazione di acquedotto non è mai un buon requisito. Non è mai un buon requisito perché più pressione si ha, più è facile avere perdite. Maggiori sono le perdite nel caso di rottura o di micro rotture delle tubazioni. Dunque, questa curva Ciano, così o violetto, è ottimale, ma con una piccola attenzione. Vedete poi qui tracciata, per esempio, questa curva blu. Potrebbe essere che per la configurazione planimetrica del territorio dove stiamo progettando, noi dobbiamo seguire con il tubo quell'andamento. Che cosa succede quindi? La prima domanda che ci possiamo fare è se questa tubazione funziona. Funziona intanto che c'è una pressione che di una differenza di pressione che va da sinistra verso destra in questo caso, e questo accade sempre. Però in relativo rispetto alla pressione atmosferica possiamo osservare che qui la pressione all'interno del tubo è più grande della pressione atmosferica. Qui scende al di sotto della pressione atmosferica, cioè per due punti il tubo è in depressione relativa. Il che significa che se si bucasse il tubo in quel punto verrebbe aspirata dell'acqua all'interno del tubo medesimo. Per esempio questo è, quindi questa non è una configurazione ottimale, perché nel momento in cui c'è una cricca o una rottura del tubo, quello che succede è che l'acqua potabile viene inquinata dall'acqua esterna, da quello che c'è nel terreno. C'è ancora un'altra curva che vedete qua, questa blu. Questa blu cosa fa? Questa azzurrina cosa fa? Da un certo punto di vista è simile alla curva blu, cioè funziona in depressione. Ha una differenza sostanziale con la curva blu, è che supera la piezometrica statica. In queste condizioni il moto può venire all'interno del tubo, però bisogna innescarlo artificialmente, cioè bisogna, perché qui la pressione andrebbe in depressione assoluta, cioè tenderebbe a cavitare all'interno della parte alta della tubazione. E quindi è ancora una configurazione funzionante, ma non ottimale. Bisogna innescare il moto prima che questo avvenga. Infine c'è quest'altra soluzione qui, in cui il sistema passa al di sopra della piezometrica assoluta. Qui il moto non può avvenire in queste condizioni. È in depressione, nella parte che supera la piezometrica assoluta si formano delle bolle d'aria, la condotta viene parzializzata e si ha quello che si chiama funzionamento a canaletta. Peraltro questa ipotetica distribuzione della piezometrica, affinché possa avvenire il moto in canaletta, deve cambiare. In particolare si hanno prima il differenziale della piezometrica si stabilisce secondo questa curva qua e poi da qui in giù in quest'altra direzione. Sono cose relativamente ovvie, ma vale la pena di ricordarle. Dunque, chiarito come un sistema di questo tipo debba essere dal punto di vista qualitativo, adesso andiamo a vedere i calcoli che possiamo fare. H su L noi ce l'abbiamo dall'altimetria e dell'altrimetria. Possiamo pensare che il moto avvenga completamente pienamente sui
avvenendo con turbolenza finamente sviluppata, possiamo pensare che la dissipazione di energia sia regolata dalla legge di Gauss e Strickler. Se è regolata dalla legge di Gauss e Strickler, fate le opportune sostituzioni, la cadenza piezometrica è pari alla portata al quadrato di 2 giù Ks, che è il coefficiente di scadenza del tubo, per il diametro alla 16 terzi, il diametro del tubo alla 16 terzi. In questo problema possiamo pensare che il Q sia segnato, perché da questa parte noi possiamo pensare di avere l'utenza, che questo sia un serbatoio di testata, per esempio, che poi fornisce la rete di distribuzione, e quindi quel Q è esattamente la portata di progetto che noi vogliamo fornire alla nostra rete. Il Ks è assegnato una volta che noi scegliamo i tubi, quindi qui l'unica incognita possibile è la dimensione del tubo. E il problema, se vogliamo, qui chiarisce anche la formulazione del problema. In questo tipo di problemi quello che noi dobbiamo fare è capire quale diametro dobbiamo assegnare alla rete di adduzione affinché una certa portata sia veicolata, in particolare la portata di progetto. Quindi risolviamo in questo modo l'equazione dopo aver avuto dalle tabelle dei costruttori quali sono i coefficienti di Gauss e Strickler. È K alla 1 terzo, sono metri alla 1 terzo, secondi alla meno 1, non metri alla 1 metro, secondi alla meno 1. E qui vedete il tipo di scadenza che vi viene fornito. Quando voi andate a comprare i tubi, cioè nell'azione pratica che voi farete, quando voi andate a vedere i fornitori di tubazioni che tipo di tubi hanno, vi danno anche questo valore che entra nella formula precedente. Quindi voi vi calcolate il diametro con questa formula qua, invertendo la formula precedente, particolarmente complicato o particolarmente difficile. L'unico problema è che questo diametro non sarà un diametro commerciale normalmente, soprattutto sotto una radice da 16 terzi. Noi otterremo un diametro che non sarà da quelli che sono venduti in commercio. Allora, siccome non siamo nell'epoca delle stampanti 3D, ma non siamo ancora nelle condizioni di poter costruire un tubo alla volta nelle dimensioni che noi vogliamo, dobbiamo adattarci ad usare dei diametri commerciali. Come facciamo allora a far passare una portata prefissata, che a questo punto è comunque un elemento del progetto, quando abbiamo a disposizione solo dei tubi di diametro differente? Beh, la risposta che ci possiamo dare è duplice, se vogliamo. La prima è che possiamo usare due tubi, uno di diametro inferiore, uno di diametro commerciale inferiore a quello che abbiamo ottenuto e uno di diametro commerciale superiore a quello che abbiamo ottenuto. C'è poi un secondo problema in realtà che dovremmo risolvere, è che la scabrezza non è un dato che rimane invariato nel corso del tempo, ma la scabrezza di una tubazione varia e in particolare aumenta con l'età della tubazione, per cui se voi avete il cosiddetto tubo nuovo, questo è molto più scabro, la portata che ottenete è maggiore del tubo vecchio, e quindi anche in questo caso bisognerebbe pensare a delle soluzioni. Qui vedete comunque schematizzata il problema. In realtà ciascuno di questi due problemi si può risolvere proprio con usando due tipologie di diametro diverse per poi andare a risolvere. Beh, quello che si può fare è si possono considerare le tubazioni di lunghezza LX e LY
portata che conduce attraverso le due equazioni deve essere sempre la medesima e quindi questa è una costante. Impostato il problema in questo modo, quindi posso dire che delta HX, ok, questa è l'impostazione del problema corretta, cioè io ho la lunghezza che è Lx più Ly, H è uguale a HX più HY, la cavità piezometrica totale è uguale quindi ad HX, che sarà uguale alla parte di alla dissipazione dovuta a chiamiamola JX, calcolata con Gauss e Stricler, stessa formula di prima, però relativa al tubo di sinistra, per la lunghezza del tubo Lx, più un'analoga formula per la seconda parte Ly. Quindi qui ricordate che il raggio idraulico dei tubi ce li abbiamo, perché avendo risolto il problema di prima, noi sappiamo qual è il diametro inferiore e il diametro superiore rispetto a quello intermedio che si era determinato prima. Quindi KSRH a destra e a sinistra sono assegnati. Questo lo conosciamo, questo lo conosciamo, questo lo conosciamo, questo lo conosciamo. Q è la portata che fluisce attraverso il tubo, e anche questo lo conosciamo perché è un dato di progetto, è la portata media che noi, giornaliera, che noi espressa in litri al secondo, che noi dobbiamo fornire all'utenza. Quindi l'unica incognita sono le due variabili Lx e Ly che vanno accoppiate con l'altra equazione che sta in alto, in cui ho la lunghezza totale, due equazioni, due lineari tra l'altro, due incognite, perché questi sono dei coefficienti che conosciamo, siamo in grado di determinare la lunghezza Ly e la lunghezza Ly. Problema quindi di facile soluzione. Cosa succede invece? In realtà non andiamo ad installare due tubi. Questo che abbiamo visto è un problema di un semplice problema di idraulica, così per ragionare su come anche funzionano queste cose. In generale quello che si va a fare è introdurre delle valvole riduttrici di pressione. Le valvole riduttrici di pressione, tra l'altro, hanno anche questo vantaggio, non permettono di risolvere il problema della variazione della scavrezza nel corso del tempo, o comunque anche introducono una certa flessibilità nella gestione del sistema. Queste valvole riduttrici di pressione quindi sono in grado di localizzare una certa dissipazione dell'energia. Quindi in funzione magari, quindi si sceglie il diametro più grande, si mette una valvola riduttrice di pressione e poi si attua la riduzione della pressione che è desiderata in funzione della portata che dobbiamo fornire e che può effettivamente anche variare nel corso del tempo alla popolazione. Domande? Non c'è niente di particolarmente difficile, se no la difficoltà di ricordare che cosa. Quello di prima è un esercizio, quello che si conserva è la lunghezza del tubo, la cadente piezometrica, la somma delle due cadenti piezometriche. Tenuto conto di questo e del fatto che la dissipazione noi la pensiamo assegnata con la legge di Gauss e Stricler, il problema è risolto. In realtà le adduzioni non sono sempre così semplici, ci sono delle adduzioni che possono essere più complicate, per esempio anche per motivi di servizio, per esempio quello potrebbe rappresentare un'adduzione in cui in mezzo c'è un dosso e ci sono comunque delle utenze da servire da una parte all'altra del dosso, per esempio. Allora in questo caso cosa ho?
questa la possiamo interpretare come una rete a maglie e poi di nuovo un tratto singolare. Allora qui, anche qui, come si fa? Possiamo scrivere, possiamo ritornare indietro a quello che abbiamo visto la settimana scorsa e scrivere le equazioni della nostra rete di distribuzione come se fosse una rete a maglie. Una singola, possiamo scrivere l'equazione di maglie e poi l'equazione dei due tratti e potremo andare a risolvere o a cercare di risolvere le equazioni che abbiamo, ma il sistema rimane relativamente semplice e quindi qui andiamo a vedere come fare. Beh, evidentemente qui ho una portata Q0 che viene fornita dal primo serbatoio. Quando la rete si separa nella maglia, qui c'è una maglia, ma a differenza delle maglie che abbiamo nella rete di distribuzione, conosciamo a priori qual è la direzione del flusso. La direzione del flusso avviene da sinistra verso destra, perché la cadente piezometrica complessiva, la direzione del flusso è determinata alla fine della differenza di potenziale tra i due, di carico idraulico tra i due serbatoi. Quindi qui la portata Q1, avremo una portata Q1 e Q2, naturalmente Q1 più Q2 deve fare Q0. Ah, i diametri qui possono essere assegnati, per quanti valori qui possono sembrare lontani, possono essere anche assegnati a priori. E qui un problema potrebbe essere quello di capire qual è la partizione delle portate in quell'anello. Quindi le endpoint in questo caso sono Q1 più Q2. Cioè Q1 e Q2, non Q1 più Q2. Questa è appunto una rete a maglia con due tratti e queste sono le equazioni che possiamo scrivere. Possiamo scrivere la perdita di carico complessiva. Questa perdita di carico la possiamo separare in tre tratti. Il primo tratto, che è una rete di aggiunzione unicursale, un solo tubo. Poi il secondo tratto, in cui ci sono due tubi. E il terzo tratto, in cui c'è un unico tubo. Evidentemente, nei nodi 1 e 2 qua, è sempre di carico idraulico, di potenziale si tratta, quindi il valore del potenziale, la differenza di carico tra il punto 1 e il punto 2, cioè non della differenza, cioè il carico del punto 1 e del punto 2 è sempre 1, non dipende dal percorso. E di questo teniamo conto. E lì vedete come i tratti L1 e L4, questa è la perdita di carico dei tratti L1 e L4, che sono i due tratti esterni, calcolati con Gauss e Strickler. Questo, se vi chiedete da dove viene questo 10,29, è una costante di conversione delle unità di misura. E questa seconda parte invece è quella che è relativa al funzionamento dei due tratti a maglia. In questo caso avremo la portata Q1 al quadrato per il diametro Q1 al quadrato, la portata Q2 al quadrato per il diametro Q2 al quadrato. Due equazioni in due. Due incognite in questo caso, ma abbiamo anche ovviamente la legge, mettendo i valori, in questo caso i valori dei diametri che sono stati indicati in questa slide, di 1 di 0, di 1 di 2, ok, siamo in grado di calcolare le portate Q1 e Q2. In particolare risulta che Q2 è uguale 1,94 volte Q2, che dipende evidentemente dalla differenza dei diametri. Una cosa
un messaggio che si riceve da questo tipo di analisi, che rimane sempre semplice, è che comunque quando noi abbiamo a che fare con delle reti di acquedotto dipende dal problema quali sono le nostre incognite. E parti del problema sono dettate dalle esigenze di progettazione ingegneristica. Esempi diretti di adduzione. Per esempio questa slide che è dovuta al mio collega Leopardi, che a suo tempo fu sindaco di L'Aquila, per questo aveva tutte queste mappe dell'Aquila. Vedete che L'Aquila ha una rete di adduzione abbastanza grande, c'è una dorsale che evidentemente arriva dagli Appennini a vari chilometri di distanza, che poi fornisce l'acquedotto. In funzione di questa distanza, normalmente nel progetto vengono fornite anche questi tipi di profili, questi tipi di tavole, che contengono l'altimetria del progetto e le distanze progressive parziali. Come vedete, e questo è la scala 1 a 25.000. Una rete un po' più complessa di quella di prima è una rete di questo tipo. La complicazione è, se vogliamo, la complicazione non è ancora una grande complicazione, ma il fatto è che qui abbiamo tre serbatoi, non uno solo. Possiamo impostare le stesse equazioni, naturalmente le lunghezze le conosciamo, le altimetrie le conosciamo, i livelli dei serbatoi li conosciamo. Qui che equazione possiamo scrivere? Possiamo scrivere le equazioni sui tratti, quindi possiamo determinare in funzione delle quote piezometriche ai nodi qual è la cadente, di quanto si cade la piezometrica su ogni tratto. La relazione che allora scriviamo in questo caso è una relazione generale in cui mu, in questo caso, se usassimo la legge di Gauker e Strickler, lo avete già visto nelle slide precedenti, è alfa solitamente uguale a 2. Se usiamo Gauker e Strickler è uguale a 2. L'altra equazione, di nuovo, l'equazione di continuità ai nodi, con le portate che fluiscono ai nodi. Qui ci rimane, quindi, per esempio, l'altezza del H1 delle nostre incognite. La portata, per esempio, potrebbe quella che ci potrebbe mancare, è la portata Q1, e poi i tre diametri dei cubi di 1, di 2, di 3. Q1 in realtà è univocamente determinato, perché l'equazione di continuità ai nodi mi permette di dire che Q1 è uguale a Q2 più Q3, se queste sono assegnate. Rimangono quindi quattro incognite, H1, di 1, di 2, di 3. E abbiamo in realtà solo tre equazioni. Abbiamo tre equazioni che sono le equazioni della piezometrica. Scusate. Tre equazioni sui tratti. Tre equazioni, quattro incognite, abbiamo un'incognita in più. Che cosa ce ne facciamo di queste incognite in più? Evidentemente il sistema non è determinato, dicendolo in altro modo, noi abbiamo la libertà di scegliere una di queste variabili a nostro piacimento.
In un problema di questo tipo, quello che normalmente si fa è si fissa la quota piezometrica nel nodo intermedio. Per esempio, lo si può fare ponendo un nuovo serbatoio nel nodo intermedio. Fissato questo, tutto il sistema torna di nuovo, ma è in qualche modo banale, risolvibile. Ma dove si può porre il nodo intermedio? Beh, dal punto di vista del funzionamento, noi possiamo porlo in tutte quelle posizioni che stiano fra la quota piezometrica del serbatoio più alto e la quota piezometrica del serbatoio più basso. Se abbiamo una certa libertà di movimento, chiamiamola così, nella pavimetria, nella distribuzione delle reti di acquedotto, che poi normalmente magari non si ha perché la forma del territorio, gli usi del suolo non consentono questa libertà che adesso ci stiamo prendendo, cioè la limitano molto. Però una certa libertà ce l'abbiamo. E se abbiamo della libertà, qual è la scelta migliore per l'ingegnere? Quella cercare di trovare quella che minimizza i costi, in particolare i costi di gestione, la scelta di configurazione dei costi di gestione. Ora vi cito questa cosa perché non è un problema che voi affronterete in questo corso, ma vi cito perché entri come cosa che comunque fa parte delle cose di cui quantomeno avete sentito nominare. Se abbiamo una libertà, noi possiamo minimizzare i costi, possiamo trovare una funzione di costo. Quindi andiamo a stabilire quanto ci costa, per esempio, per l'utilizzo e per la costruzione, la rete di adduzione che abbiamo visto prima. Nella pratica questi costi normalmente vengono attribuiti al metro in funzione del diametro e della pressione nominale dei tubi che vengono usati, ed è una funzione che per il momento non ci interessa neanche più di tanto sapere. Quello che ci interessa sapere è che questa funzione esiste, e il problema allora che noi ci poniamo è di vincolare. È quello che si chiama un problema di minimo vincolato, che voi avete visto probabilmente all'analisi 2, sicuri? Questi problemi di minimo vincolato, allora rimane per voi un nome questa cosa, hanno una strategia di soluzione. Questa strategia di soluzione si chiama utilizzo dei moltiplicatori di Lagrange, in cui in pratica si aggiunge un'equazione di vincolo e si trova un'equazione che va minimizzata, che è accoppiata all'equazione di vincolo. Allora qui l'equazione che va ottimizzata sono i costi. Noi cerchiamo di calcolare i costi che dipendono quindi dalla lunghezza delle tubazioni e dal diametro delle tubazioni, sono le funzioni di questa roba qua. E dobbiamo rendere minima questa funzione, però mantenendo che cosa? La cosa che noi dobbiamo mantenere è il fatto che la rete debba funzionare in pressione e quindi soddisfi le leggi di continuità ai nodi e di conservazione dell'energia per il moto lungo i tratti. La soluzione attraverso i moltiplicatori di Lagrange quindi consente di trovare questo minimo. Quando il problema diventa molto complesso, come potrebbe essere questo, solitamente per risolvere il problema si usano poi dei metodi numerici appropriati di minimizzazione, della ricerca dei minimi della funzione di costo. Solo per ricordarvi che questi problemi ci possono essere e si possono risolvere. Esistono anche dei plugin di Ethernet, di software che voi usate, che sono stati studiati appunto per vedere e verificare questi problemi di minimo. E questa è per esempio una rappresentazione di come possono essere fatti i sistemi, anche se non è scritto esattamente nella notazione
descritta con la rete, con le matrici di incidenza, come le ho fatte io. Quindi ho una funzione di costo che è fatta questo, una certa funzione dei diametri per la lunghezza dei tubi, su tutti i tubi che noi abbiamo, e si deve cercare il minimo di questa funzione soddisfacendo l'equazione di continuità e l'equazione di conservazione dell'energia. Si possono inserire anche degli ulteriori vincoli su questo tipo di problemi, per esempio richiedendo che i diametri siano compresi in un certo intervallo. E si possono anche porre delle questioni sulle perdite di piezometrica che si hanno, si possono mettere dei vincoli anche sulle perdite di piezometrica che si hanno. Dunque, questi sono problemi tipicamente di ricerca operativa. I vostri colleghi, i nostri colleghi economisti di questi problemi ne risolvono tantissimi, moltissimi. Le funzioni che appaiono non sono estremamente complicate, però i sistemi possono essere molto grandi e quindi ci sono delle modalità appunto di soluzione che noi però non approfondiamo. Effettivamente, dal nostro punto di vista, risolvere l'equazione della fisica, chiamiamola così, dell'acquedotto non è così complicato. Non sono equazioni particolarmente complicate da risolvere, diventa però il problema più interessante, si sposta generalmente e modernamente più sul tema della gestione dell'acquedotto e quindi anche sul problema dei costi. Altri tipi di problematiche che si affrontano nella costruzione dell'acquedotto le vedremo, anzi non, le vedrò anch'io perché mi siederò dalla vostra parte, la settimana prossima, quando un gruppo di vostri colleghi però del primo anno della magistrale che hanno seguito il corso di progettazione di acquedotti e fognature illustreranno una parte del progetto che hanno fatto sull'acquedotto di Levico e quindi mi introdurranno oltre questo problema un altro paio di problematiche che si possono affrontare negli acquedotti oltre alla progettazione e alla verifica della rete in sé, che è quello che invece voi affrontate in questo caso.